mi stanno. Vediamo se funziona. Bene. Ormai considerata la ghost town dell'Appennino Parmense, Cascapini o Case Scapini che dir si voglia, il piccolo borgo abbandonato alle porte di Barde, un gruppo di case di pietra dove non c'è più nessuno da almeno 40 anni, c'è chi è stato al centro di esperienze personali singolari ed inquietanti e chi non ha percepito nulla di particolare. Chi scrive questo articolo è stato sul posto in parecchie occasioni, di mattina, di pomeriggio e anche di sera, quando il borgo era completamente avvolto dall'oscurità. Le esperienze singolari, del tutto personali e indimostrabili, non sono mancate. La zona è popolata da cinghiale, caprioli e lupi. Va bene qualsiasi carburante. No, c'è un raduno, ah, vedi? Ah, guarda, sì. Ci fermiamo per un caffè? Attenti ai lupi e ai cinghiali, questa è stata la sua prima affermazione. Sì che fa un paura, altro che gli spiriti. È vero, anche a me. Ok, guarda la parte delle leggende. Atti di cui si narra. Quello di una pastorella che sarebbe stata uccisa proprio alle porte del paese. Vado a vedere com'è la situazione. I carabinieri stanno già andando via? Sì, non sono felice. Ma però vedi le macchine da dove? Fanno passare? Ma è che è successo? No, c'è sempre un po' di acqua. Perché c'è un po' di benzina. È arrivata la distruzione. No, così non la carica più. Ok, fra poco riaprono. È arrivato l'elisoccorso a portare via quello che è caduto. Adesso riaprono perché adesso di andare piano perché c'è un po' di benzina per terra. Sembrano più o meno normali. Allora, vediamo un po' se qualcuno lo sa. Vale. Questa strada tiene da Bedonia. Bedonia, ok. Secondo bivio ancora per Bedonia, ma in direzione c'è l'esempio. Ok, c'è l'esempio. A circa 5 km tra il bivio e il sinistro. Grazie. Prima del ponte che attraversa il fiume, avevi diritto, cioè c'è una centralina del gas. Vai. Ok, va bene. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Quindi hai capito qualcosa? No. Ok. Bene, non abbiamo capito un cazzo. Però mi hanno beccato che ho gli occhiali sicuramente perché mi guardavano strano. Allora dobbiamo mettere Sidolo. Aspetta. Bedonia. Dai, allora ci siamo quasi. Bene. Addirittura Cascapini.
Un po' di adrenalina, no? No, cioè io non ho nessuna, cioè qual è il problema? C'è una lapide. Questa non è proprio una strada, questa qua così, giusto? Vado a sinistra, lo carico. Qui quando parla dei bambini. Aspetta, aspetta. È una signora tranquilla. Adesso normale. Riprendo la faccia di Paolo, aspetta. Allora Paolo, cosa ne pensi di quella tipa? Credo che dobbiamo rifletterci su, che non avesse piacere che noi andassimo a Cascapini. Andate piano però, attenzione con la macchina. Due volte ha guardato la macchina e ha detto la telecamera tende a rimanere stabile, quindi se fai i movimenti più lentamente, soprattutto tipo nelle case, tutta roba qui. Te non pensare di essere immune. E io ho questo. Ma lui ha quello. Sì, ma quello non sta facendo niente. Fermo. Ma prima o poi farà. Io ho questo. Dopo comunque lo faccio un bel selfie perché sono. Questa qui se premi tre volte il pulsante si gira. No, mi sarebbe piaciuto una, dopo una foto con Pino col suo drone dietro che lo segue. Certo. La vedo molto romantica. Ma cosa faccio? Interrompo un attimo. No, faccelo andare. No, fallo andare. No, dopo seleziona lui quei pezzi che interessano a me. Allora, a questo ci attacchiamo questo. Subito. Sì, ma la usiamo come camera normale, non 360 stavolta. Oggi voglio fare 360. Però almeno ha un grand'angolo e quindi si riesce a. Sì, sapete qual è quella dietro e quella davanti, non mi ricordo mai. È accesa quella davanti, la vicina. Adesso quella dietro, vedi? Ah, ok. Ah, grande. Così davanti. Ok. A mezz'ora e mezzo. Io intanto cammino. Paolo, com'è il sentiero? Paolo, regista se sei già là. Tu hai anche l'audio. Sì, ho tutto. Ciao Paolo, fai un saluto. Aspetta che riprenda anche loro. Se vuoi vado avanti io così col bastone che faccio strano. Ah ok, grazie. Se no faccio il giro largo dalla roccia. Cioè? Ah lì. Da qua. Ehi, stai dritta. Ok. Aspetta che vi faccio un bel video. Questo è la migliore? Io qua che ci sono le cose che sì. Allora. Magari passa la telecamera a lui, se no si rischia di cadere per terra. Wow.
va di stupore. Io evito, evito i rami. La telecamera, devo fare un nuovo video, se no non faccio niente. Tutti forse io. No, no, suonava il telefono, mi dispiace dirtelo. Anch'io l'ho sentito. Hai sentito anche tu? È più avventuroso. Io poi salirei lì da... Visto che dalle porte non si piace. Sì, ma c'è qua quella che suona. Fermi. No, adesso questa è il campanello. Non sento, la campanello. No, c'è più. No, non più. Sì, c'era uno scudo di entrata, un lì. Sta riprendendo lì? Sì, sì. Va tutto bene. Questo è uno stallo, giusto? Sì, probabilmente sì. Andare anche se da di qua, andiamo a esplorare bene. Facciamo il giro largo prima, poi vediamo. Di qua si riesce a salire? Sì. Secondo me no, Paolo. Sì. Vuoi darla a me? No, ce la faccio qua, non è difficile. Non ti posso dare questo. Dammela, sali, te la rilascio. Ce l'hai? Sì, sì. Passavo. Sì, così gli do una mano. Ah, certo, certo. Si da solo liberarmi del... Ok. Attenzione al chiodo ruggito, questo. Altezza testa. Questo? No, questo qua, solo la testa. Ah. Perché vedi, io ho già fatto, come sempre. Riprendi questo, fermo. Paolo, fermo. Riprendi lui. C'hai un mille piedi sulla... Ma l'ho visto prima. Fallo camminare. Siamo dietro la casa. Okay. Perché vedi che c'è ancora una parte di sedia. Oh, quindi questo è tipo un secondo piano della casa, era? Questo sì, perché ci arriva il coso da lì qua, a meno che questo non era un tetto solo di... Sì, oppure perché non capisco se siamo su un piano o siamo sulla terra, perché siamo su un piano è pericoloso. Può darsi che siamo anche su un piano, ma c'è la terra. Capisci? Ormai... Sì, vedi, ci sono... No, dal muro non dai idea di essere un piano, sono una parte esterna. Andiamo, niente, no, di là non si può scendere, dobbiamo tornare di qua. Sì, per servire pure sfortuna, niente. Occhio al chiodo della testa. Vuoi darmi qualcosa? Adesso scendiamo una alla volta e poi passiamo qua di giù. Ah, io ci stavo proprio andando. No, questo è più impegnativo. Ok. Tu dici? Lo faccio sempre più di me. Sì, che Paolo. Qua c'è un percorso per andare là. È dura, vero? No, non possiamo andare con le spine così collegate. No, sono solo qua. Qua è abbastanza. Sì, noi facciamo l'introduzione al sentiero sempre laterale. Quando in verità è già battuto. Sto riprendendo ancora. Sì. Ho messo parlo ogni tanto. Questo sembra che non fiumi più. Vedete che mi arriva in faccia quella roba. Anche prima forse nel soffitto, perché c'è terra che abbatte il soffitto. Ah, bene. Almeno questa è l'impressione.
là. C'è la terra e tutto quanto sopra. Forse eravamo lì prima. Ah sì, perché già dicevo che abbiamo fatto. Certo, è quello piano sulla grada. Infatti noi eravamo sul secondo piano. Vabbè, il nostro peso è abbastanza. Allora ha perso c'era la comunicazione, ha detto non è niente, tranquilla, per non spiantarla, ma era ormai. Si è tagliata proprio così il piede. Allora, vieni che sennò ci torna su. Sì, perché ha tanto questo. Ce l'hai? Sì. Quello anche fuori, un po' dentro. Oddio, vedo già una tela di ragno come quelle che ci sono a casa di Paolo. Ma lo so, ah, c'era un il bombo. Il bombo no, la labrone sì, come adesso. Guarda, visto che c'è il cammino. Mm-hmm. C'era la cucina. C'è una segreteria elettrica ancora. È un po' vuoto. È un po' vuoto, sì. Fermati qua sul bordo. Sì, sì, ci sono anche una specie di primitivo impianto elettrico. Sacco, sotto ci deve essere una cantina. Io non voglio che ti stacchi un pezzo per ricordo. No, no, magari porta sfiga. Guarda, qua sotto c'è anche il pavimento. Perché se si metti, se arrivi qua, senti. Ah, si sente quello. Vuoto. No, ma questa era no, curata. No, lascia stare, non andare. Non, no. Era curata, la casa curata. Grandina, vai. Ah, c'è anche un sopra. Solo che da dove si arriva? Si arriva, perché questa cos'è, una finestra? Ah, sicuro è quella qui? No, no, se non c'è sì, non fare. No, io non ho paura. Lì non riusciamo ad arrivarci. Prova da di là a vedere cosa c'è. Ok. No. Ah no, guardate, c'è il sentiero spianato, venite. Ah, guarda, bisogna passare qua sotto. Il problema è che non sappiamo in che condizioni sia. No. Se volete do un'occhiata, ma lascio la telecamera. Quando arriva il ritorno alla primavera, qui possiamo venire col sacco a pelo e fare delle serate. Ma anche no. Ma là c'è una porta accessibile, forse come dice Paolo anche sto giro stiamo facendo. Ma là c'è una porta accessibile, forse come dice Paolo anche sto giro stiamo facendo. Ma là c'è una porta accessibile, forse come dice Paolo anche sto giro stiamo facendo. Oddio. No, aia. No, cosa? Da che parte andiamo? Di là. Paolo è andato dentro la porta. Ehi, mister Coraggio. Ragazzi, qui c'è una cosa molto affascinante. Cioè? Destinato. Pazzo. C'è? Sì. Allora, adesso riprendo per bene. Sì, ma anche qua il tetto non dà molto affidamento. Cosa c'è dentro? Questo è più pericoloso. No, lascia stare. Spostati. Oh, c'è anche un dietro. Ah, le mensole. Non era una vasca. Una mangiatoia, lì questa è una stalla. Ah, di qua si vede ancora meglio. Adesso anziché là
oppure dopo? No, vai dritto adesso. Infatti, perché sennò... Grazie. Non posso stare, vabbè, ma mi piace l'avventura. Oddio, dove è andata? La casa? Le crepe non promettono bene qua, eh? Le? Le crepe che sono spostate. Che cos'è quello? Il problema sarà quando dobbiamo scendere. Forse è meglio salire tutti insieme. Sì. Cosa c'è meglio, eh? Perché sì. Andiamo a turno, dai. Vuoi la telecamera? Se no ci vado dopo. Come vuoi, se non vuoi salire vado io. Tanti io non salgo, credo. No, io posso anche salire, però... Ho paura di farti a cadere qui. Quanto regge questo? No, non lo so. Vedo che il mio consiglio l'abbiamo seguito bene, vero? Sì, abbiamo seguito proprio la lettera. Sì, sopra c'è qualcosa perché c'è il tetto sfondato. La tenda è inquietante. Dio, come inquietante, come si muove. Nonno, aspetta un attimo che avete indietro la tenda. Qua si vede il piano di sopra di quella che non abbiamo visto. Ma Paolo dove è finito? Ecco, cominciamo. Paolo? Sì? Dove sei? Al secondo piano. Ma come al secondo piano? E questo che piano era, scusa? Il primo? Aspetta. Aspetto. Andiamo una volta. Cioè qui è tutto spacchiato, Paolo. Sei fuori di testa. C'è anche una freccia del tipo. Vedi che lì la parete interna è staccata proprio da quella esterna. Cioè, si è spostato di qualche. Ah sì, qui è proprio sfondato. Attenzione qui, basso e cade nei pezzi. Ah, questo mattone dici? Ma non solo, se vieni qua, lo capisci? Bene. No, questa non la ristrutturiamo. No, direi anch'io. Thank you.
Sì. Boia. Qui c'è un pezzo, c'è una trave che è proprio appiccicata per niente. Lassù. Perpendicolare nel vuoto e appiccicata su niente. Questi? Ho qualcosa sulla testa. A penzoloni. Il tetto non è messo bene. Ma ce l'ho sopra la testa? Bisogna qualche cavalletta per i vedori. Ok ragazzi, ho fatto ripartire il video. Allora, sciapolare di giorno non c'è. La notte. La notte. Vediamo il muschio, adesso saliamo, il muschio cresce al sud. Ok. È in vendita? Ma no, è uno scherzo questo cartello, l'ha messo qualcuno? Aspetta, lo blocchiamo bene. Per qui, sono fuori dal bordo, sono ancora qua. Si vede bene? Intanto giriamo, non voglio abbandonare. Ci sono delle scarpe di qualcuno. Tanti. Eh? Ci sono le scarpe. Dove? Qua. Fuori? Queste qua. Senti là. I primi piani erano tutti bassi. Perché forse perché c'erano gli animali? Sì, sono anche abbassati col tempo. Ma forse perché c'erano gli animali? Eh? Dove? Fuori? Cazzo, sono rimasto incastrato. Come alternavano i mattoni alle pietre. Ah, si vede anche da così. No, sarà basso. Il panorama, se saliamo, dovrebbe essere buono.
guarda qua il tetto. Guarda. Questo forse era l'ingresso vero, sotto la stalla. Insieme al chiodo. Là. A terra. Non è ok. No, questa è peggio, guarda come messo la Madonna. Quella più alta è il peso. Questo lo devi staccare. Hai notato niente di paranormale allora? Ma qualcosa c'era. Non so cosa, ma qualcosa.